E ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale, io sono Rick. Continuiamo con la terra di Mordor, l'ombra di Mordor, anzi, mi sbaglio sempre, giustamente per non farmi... insomma, per distinguermi, ovviamente. Allora, vediamo... Dove dobbiamo andare? Allora, off screen, innanzitutto, sono andato a scovare uno dell'esercito di Sauron. Questo qui. Ok, vediamo dettagli. Ok, perfetto, questo bell'omino. Che è qua. Vediamo, impostiamo il riferimento. Oh, porca miseria, via, 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 via. Porca miseria. Mi sa che muoio subito. Non avrei modo di curare gli umani così tanto. Ma che dici? Quanto sono terrorizzati, sono più facili da masticare. Sentito? Via, 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 non mi interessa, non mi interessa, via. Via, via, via. Allora, è passato anche qualche giorno dalla precedente partita, quindi no, no, no. Aia, no, 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 dai, dai, dai. Lasciatemi in pace, per cortesia. Via, 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 via. Ok, via. Questa. Ma questo chi è? Stiamo perdendo tempo. Ne ho abbastanza di me. È ora di andarsene. Non dovrai attaccare. Prendiamolo! Vieni. Girategli dietro! Via, via, via. Ehi! È ora di finirti! Dov'è, dov'è? Ecco, qui. Ok, ho ripristinato la mia salute, perfetto, ottimo. Ok, speriamo vada su, ok, ottimo. Allora, sì, ok, non mi interessa. Cano ha saputo che il Ramingo potrebbe essere in tocco. Tenete gli occhi aperti e preparatevi a dare l'allarme.
Dove sono quelle rocce che il capitano voleva usare per la nuova fortezza? Ok, ragazzuoli, scusate, sono un attimo concentrato nel ricordarmi tutti i comandi. Andiamo avanti. Se viene individuato all'interno di una cofferta, gli Uruk lanceranno un allarme. È stata davvero una morte patetica. Se devi guidare un gruppo di Uruk, perché non devi guidare i combattenti? Non dirmi. Avrò una promozione, sicuro. Quindi fareste bene a iniziare a rispettarmi e a darmi il grado che mi ha fatto. Non vedi che mi hanno legato? Urca. Libera il mago. Sono due lune che Ratbad non svuota la vesciglia. Allora, sì. Avviamo la missione, dai. Gli Uruk di Sauron maltrattano incessantemente gli orchi inferiori durante le loro violente lotte per il potere. Indaga su come il potere dello spettro possa sfruttare queste lotte, penetrando le menti deboli per distruggere le forze nemiche all'interno. Mentre gli Uruk brilla come un soggetto di bellezza. Ok. Allora. Ok, ragazzi. Piano piano sto tornando alla lucidità. Scusate se ogni tanto non parlo, ma... Vieni qui se vuoi la mano nera. Quegli schiavi ti riempiono le orecchie di veleno. Ma taglia queste corde e Ratbag ti svelerà tutto. E cosa puoi sapere tu, più di tutti questi orchi morti, eh? Avanti, bastardo! Fallo! Se muoio, non saprai nulla! Potrei anche assecondarti e prendere la tua misera vita. No, scherzavo! Quegli schiavi non hanno speranza contro gli orchi! Il loro piano vale quanto un pesce marcio! Ma Ratbag può dirti come pensano gli orchi! Ratbag farà funzionare il piano! Scopriremo tutto quello che sai. Eccolo. Ok. Selezioniamo Goroth. Ok. Perfetto. Allora, capitano veterano. Cerca una bestia su cui dimostrare la sua maestria. Ok. Vulnerabilità alle bestie cavalcate. Paura dei Caragor. Ok. È immune agli attacchi a distanza. Ok. Punti di forza, invulnerabile agli attacchi a distanza, attacco pesante, capobanda. Ok. Ricorda, molti punti deboli possono essere sfruttati solo se prima ottieni le informazioni. Premi X per marchiare Goroth come tuo bersaglio. Marchiamolo come nostro bersaglio. Perfetto. Come? Non sono molto popolari tra noi e lo sanno. Tu sai dove sono? Oh, sì. Ratbag ti guiderà. Tu aiuti. Io aiuto te. Abbiamo un accordo. Vedi di non farmene pentire.
Fantastico. Ora basta perdere tempo, Prima devo occuparmi di un certo capitano e di qualche Caragor. Vieni con me, Ramingo. Che musichette. Ah, cammina da solo, ok. Loro. Gli schiavi ti pugnaleranno alle spalle. Almeno gli Uruk ti pugnalano in faccia, soprattutto alla gola. Vogliamo la stessa cosa, Ramingo. Vedi? Tu vuoi uccidere il capitano e qualcuno dovrà sostituirlo. Qualcuno come Ratbug. Quindi è Goroth che comanda? Nell'accampamento, sì. Ma non è un comandante. Rispondono direttamente alla Mano Nera. Quando sarò nella cerchia ristretta della Mano Nera, gliela farò vedere. Diventare capitano è solo il primo passo per arrivare a diventare comandante. Allora preparati a calpestarlo per bene. Come ti sei liberato, verme? Evita che i difensori bloccheranno gli attacchi frontali, quindi occorre colpirli da dietro. Premi X quando sei vicino ai nemici per superarli con un balzo, ok. Attacca il Ramingo, non me. È un messaggio più facile alla spada. Lasciatelo stare e affrontate me, Uro. No, via, tac. Non me, la carne del Ramingo è molto più bella. Vai. No. Tutti insieme. Ramingo, presto. Non me la cavo bene quando vengo trafitto. Ok, anche questo. Dai, muori. Ok. Bravo, Ramingo. Ora immagina che questi cadaveri siano Goroth. Perfetto. Visualizza il tuo scopo. Goroth ha dato il tormento a Ratbug per anni. Praticamente facciamo a botte da sempre, ma Ratbug non vince mai. L'ultima volta mi ha gettato nella fossa dei Caragor. Tutte ridevano mentre il Caragor sbatteva Ratbug in giro come una palla di stracci. Goroth la pagherà, quel brutto pezzo di Shrak. Goroth tiene i Caragor nei recinti. Dicono che non ami trovarcisi troppo vicino. Fammi indovinare, secondo te dovrei aprire i recinti? Goroth è sempre lì dentro. Non esce mai. Chissà dove fa pipì. Ah, ecco perché quell'odore. Tu resta al riparo. Io penso a far degradare il tuo capitano. Morirà. Splendido piano. Tu uccidi, io aspetto. Sei uno stratega geniale. Il capitano Goroth è laggiù. Ho già l'acquolina in bocca per la sete di vendetta. Lo schiavista si è arrabbiato. Ok, allora. Dobbiamo non far scattare l'allarme. Degli strani rumori. Anche noi hanno terrorizzato gli schiavi. Prendiamo il proiettile. Secondo te di che si tratta? Chi lo sa e chi se ne frega? Qualunque cosa sia, la uccideremo quando la vedremo. Allora. È scappato un Raug e ora qualcuno deve andare a prenderlo. Beh, non io. Ho ben altro da fare. Lasciamolo pure gironzolare. Magari calpesta un paio di due. Hai sentito anche tu? Non importa. Qualunque cosa fosse, può andare al diavolo. Non distraiamo. Ma spero che tu abbia ragione.
essere utile. Io non ho paura dei caracol. La prossima volta che ne trovo uno, imparo a cavalcare. Dai, basta, non avere paura. Ne basta uno per farti a pezzi. Via, via, andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su. Hanno fatto un bel lavoro ad urtarlo. Via. Tiriamoci su anche qui. Voi pelle rota, siete deboli. Allora. No, ma io voglio andare di qua, ok. Saltiamo indietro. Il capo mi ha messo fretta mentre torturavo un paio di pelle molle. Che senso ha torturarli se lo fai velocemente? Esatto! Non dirlo al capitano. Senti questi qua cosa dicono. Dei pezzettini e sono morti dissanguati. Ecco. Saltiamo anche qui. Mi piace, è un po'. Si vede che ha. Ovviamente che. Urca, ce n'è uno lì. Si vede che prende a piene mani da Assassin's Creed e da Batman, ma si vede anche quei che. I nuovi Uruk sono dei lavativi. Guardali, non fanno altro che ciondolare. Disse quello che passava le si vede anche che comunque ha tentato di migliorarlo in qualche modo, perché questo modo, questo tipo di scalata è un po' più interessante e convincente rispetto a quella di Assassin's Creed. Ci servono molti più materiali. La macchina della guerra va alimentata. Ne avremmo molti di più se gli schiavi non fossero così pigri. Ci vogliono due pelle rosa per fare il lavoro di un solo uomo. Sono una razza di globo fannulloni. Ok. Chissà quanta paura avrebbero se sapessero cosa succede a Barad-dûr. Allora. Mi avevano promesso un prego per aver finito la nuova strada. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Ultimo posto per un bisolino. Garrot ti uccide se ti becca oziare. Garrot non viene mai qui. È sempre al campo di caccia. Goroth è nel campo di caccia. Per fortuna che stava sempre nello stesso posto. Un capitano che teme la sua bestia. La paura è un'arma potente, Talion. Sfruttiamo quella di Goroth. Credi che il senza morte sia là fuori pronto a strisciarci alle spalle? Forse sì, forse no. Mi sembri preoccupato. Forse dovrei ammazzarti, piccolo vermiciattolo tremolante. Dove vengono? Devo. Tutti quei pelle rosa fanno puzzare forte Morn. Non fa niente. Come faccio a liberare? Se ti viene voglia di torturare qualcuno, di sicuro non ti batteranno. Ma non l'hanno appeso per darlo in pasto ai Trevail, Raffa? Sia successo prima. Almeno adesso abbiamo più cibo per il però. Ok. Come faccio a liberare? Non capisco perché gli umani urlino così tanto quando gli spezzo le costole a pugni. La prossima volta prova a spezzarmi le costole con un'ascia e vediamo se fa la differenza. Loro due in fondo prima di un giorno di casa.
pietà. Non riesco a capire, ragazzi, come... Mazza che salto. Come fare per liberare le bestie. Vediamo allora. Non provarci nessuno a fare lo spavento. Meglio non far arrabbiare inutilmente il capo. Il capo non c'entra niente, cretino. Se non ti adegui il mio dovere, non avrai scampo contro il mio amico. Pensavo che la mia ascia fosse da buttare, poi l'ho portata dal fabbro di Dorta. Queste lame sono le più paidelle. Allora, due terrorizzi, ok. Ok, al momento abbiamo fatto così. Aspetta e vedrai. Ci ordineranno di unirci agli Uruk dell'altro accampamento. Non se risolvono quel problema con i Grau. Forse verranno ad aiutarci col nostro... Ripristiniamo la salute, perfetto. Vediamo qui. Allora. Tenete gli occhi aperti nel caso in cui arrivi il senza morte. Dov'è? A caccia? È un po' difficile da qui. Finalmente era ora. Era ora di cosa? Facciamoci il giro alla lontana. Eccolo là, sta venendo in qua. No, vai via. Il prossimo che dice che ho paura dei miei Karagor finisce male. Perché adesso è venuto fuori questo? Ah, ok. I Karagor hanno una lingua e io la parlo. Voi sembreranno ruggiti, ma io... Ok, perfetto. Quindi abbiamo, come mani d'argento, bloccato il viaggio rapido. Queste torri respingono l'oscurità. Ok, in qualsiasi momento puoi viaggiare rapidamente per recarti alle torri della fucina attivate usando la mappa, tranne durante un combattimento o una missione. Inoltre, quando muori, risorgerai presso la torre sbloccata più vicina. Ok. Puoi anche far avanzare il tempo nel mondo. Seleziona la torre della fucina sbloccata e premi triangolo. Ad avanzare il tempo risolverà le lotte per il potere. Ah, farà ricrescere le erbe e cambierà l'ora del giorno. Beh, mica male. È molto interessante questa cosa, ragazzi. Io al momento, con questa news interessante, vedete, è interessante vedere appunto come abbiano lavorato, non solo per riprendere un gameplay già preso da altri giochi, ma migliorarlo, aggiungere alcune feature interessanti. Questo è simbolo di una software house che vuole fare bene, quindi insomma i buoni voti, gli ottimi voti che ha preso questo gioco sicuramente li vale, e già da questi primi gameplay comunque abbiamo potuto vederlo insieme. Spero che anche voi siate della stessa idea mia. Bene ragazzi, vi ricordo di lasciarmi un commento appunto per dirmi la vostra anche su questo discorso che vi ho appena fatto. Lasciatemi un mi piace o non mi piace per farmi capire se avete gradito, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli!